o perlomeno ci proviamo. Dipende da quanto le abbiamo fatti difficili. Vediamo. Le abbiamo fatto difficili. Le abbiamo fatte. Oh! Mamma mia ragazzi. Il caldo mi sta dalla testa. Ciao ragazzi, ben ritrovati a tutti, salutiamo. Mi piace, vi chiediamo almeno, non dico tanto, 6.000 mi piace su questo video e vi portiamo subito un nuovo episodio. Indovina il calciatore dalla carriera challenge, una delle serie che più vi piace. Iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche. Abbiamo anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e un terzo canale YouTube non di calcio. Come sempre trovate tutti i canali in descrizione oppure cliccando qui. Se volete restare sempre aggiornati sulla vostra squadra del cuore, ma anche e soprattutto sul mondo del calcio in generale, il signorino sta per proporvi un modo completamente gratuito per farlo. E vi basterà passare sul link in descrizione, ragazzi, e andare a scaricare OneFootball, la migliore applicazione per seguire tutto il mondo del calcio. Statistiche, notizie, curiosità, risultati delle partite in tempo reale. Mi spiegate cosa volete di più da un'applicazione completamente gratuita? E detto questo, video interattivo, potete partecipare anche voi. Esatto. Adesso proponiamo e vi mettiamo in cura impressione le carriere che abbiamo scelto e dobbiamo indovinare dalla carriera il calciatore. 5 io e 5 lui. Chi parte? Di solito chi parte? È uguale, fai tu. Di solito parto io. Parti tu? Quindi io ti vado ad inserire, eccolo qui. Vai. Te lo invio tramite airdrop. Vai, forza. Vedi la carriera del calciatore che ti sto per mandare e dimmi secondo te di chi stiamo parlando. Allora, abbiamo una carriera giovanile con l'Internazionale de Porto Alegre. Mm. Poi l'arrivo al Milan. E poi l'espatrio, diciamo, il ritorno in Brasile, Corinthians, prestito al San Paolo, ritorno in Europa, prestito al Chelsea, un anno al Villarreal, poi Cina, di nuovo Brasile. E adesso, ad oggi, ancora gioca in America, all'Orlando City. Sì. Diciamo che è una carriera che conosco abbastanza bene, ha un nome e un cognome e corrisponde ad Alexandre Pato. È la tua risposta definitiva? Sì, è lui. Sì, sei stato abbastanza buono, devo essere sincero. Una cosa... io sono partito così per rompere il ghiaccio. Non vorrei che tu vada. Ah, ok. No, bene, allora diciamo mandami su airdrop. Te la mando subito. Sì. E anche questa se può fare. Se può fare senza fa. Proprio. Vai. Guarda. Sì. Per rompere il ghiaccio ci sta benissimo, ma vai proprio tranquillo. Allora, veloce Savona. Genoa, Milan, Real Madrid, Inter, Chelsea, stati Bayern Monaco, Monaco, Roma tra il 2001 e il 2009 e Parma a chiudere la carriera. È stata la Roma è stata la parentesi più ampia della carriera di questo giocatore. È una carriera molto molto particolare. Sì. Perché con la Roma ha fatto 229 presenze e 20 gol. Sì. Io sto cercando di far mente locale. Sai che me per un attimo non c'avevi neanche il nome in testa, scommetto. No, non ce l'ho ancora il nome in testa. Mi sta facendo l'effetto Girardino che ha fatto a te. Oh, santo cielo. Non riuscivi e quindi devo ragionare molto molto bene. Ragiona. Allora, guardando i numeri, sì, non è un attaccante, mai nella vita. Mi verrebbe da dire che è un difensore. Dal 93 al 97 ha giocato al Milan. Ok. In quale Milan ha giocato? Se vai a vedere dal 93 al 97 è un bel Milan. Esatto. 97-99 Real Madrid. Poi è passato all'Inter. Poi è andato al Chelsea per una brevissima parentesi. Monaco. E poi è arrivato alla Roma, in cui praticamente ha fatto tutta la sua carriera, no? La maggior parte. Il più della sua carriera lo ha fatto alla Roma tra il 2001 esatto. e il 2009. Per poi Roma post campione d'Italia, attenzione, Per poi chiudere con il Parma. Esatto. Ma hai messo in difficoltà e non poco. Ci ho messo tempo per arrivarci. Milan, Real Madrid, Inter, ti dico la verità. Non te lo ricordavi? No. Chelsea manco, ma manco Monaco. Però dal 2001 al 2009 con la Roma. È quello che te doveva. 229 presenze, 20 gol. Questo è Cristian Panucci. E vorrei vedere che è Cristian Panucci. Santo cielo. Capito. Veloce Savona e Genoa.
Sì, ma tu devi... Io te l'ho messo là perché 9 anni da Roma non puoi scordartelo, soprattutto con 229 presenze. Ma chi può essere? Vai, tocca a me. Vai, tocca a te. Secondo, sei pronto? Vai. Te lo mando. Vai. Arrivato? Arrivato. Allora, comincia le giovanili nella Lazio. Mm-hmm. Poi Monza. Entra un po' più nello schermo. Sì. Monza, Foggia, Roma, 95-99, 4 anni. Poi passa all'Inter, Brescia e Ascoli. Mm-hmm. Tu mi sei messo a fare un tiro mancino? Sì, la canzone e i cosi, il gruppo. A parte no, aspetta, sto a vedere, ha fatto un sacco di gol. No, non può essere difensore, ha fatto parecchi gol. Ne aspetta, Fai, fai. 95-99 Roma. Ti ricordo una cosa... 114 presenze, 16 gol. Se vuoi puoi chiedere l'aiuto. No, no, no. Ma no, se no, lo chiedi adesso... E dopo non ce l'ho. Esatto. No, più che altro mi devo ricordare Brescia 2003-2006. Perché quello è il periodo che magari posso andare un pochino più a memoria e ricordarmelo. È stato un giocatore importante per la Roma e anche per l'Inter, E credo... Ce l'ho! Ce l'ho! Ce l'ho! Gigi Di Biagio! Ce l'ho, ce l'ho! Era semplicissimo. Perfetto, lo sai. No, ti dico la verità. Mi ha portato un po' fuori strada perché non ricordavo per nulla questo particolare. Le giovanili nella Lazio. Non manco lo ricordavo io. Minimamente. Manco non io. Me lo ricordavo manco per Però sbaglio. Pensavo che il passaggio Roma-Inter. No. Non t'avrebbe sbloccato subito il ricordo. Subito no, ci ho messo un po' per rielaborare. Gigi Di Biagio. Vai. Eccolo, olè, olè. Quando fa troppo caldo. Vai. Allora, mortacci tua. Comincia la carriera nelle giovanili del Benfica. Sì. E te posso dire, ecco, non mi viene in mente assolutamente nulla. 94-2001, che è bene o male il periodo in cui ho cominciato a seguire il calcio. 93 Fiorentina, carriera importante nella Fiorentina, 215 presenze, 38 gol. Poi dal 2001 al 2006 è passato al Milan e poi dal 2006 al 2008 è passato nuovamente al Benfica. È un calciatore portoghese. Ovviamente. Ho capito. Vai. Fiorentina, Milan. È quello che ti La maggior parte da Manuel Rui Costa. Bravissimo. Mortacci tua. Un attimo mi ha messo in difficoltà. Perché tendi perché a non ricordavo il Benfica dopo il Milan. Lo so. Infatti pure quando l'ho visto ci sono rimasto e ho fatto ma giocavo col Benfica, non me lo ricordo. Manuel Rui Costa, ha indovinato? Ha indovinato, ha voglia. Assolutamente. Tocca sì. Tocca a me. Vai. E io vado su di lui. Tieni. Vai. Divertiti, caro. Allora, un altro compassato nella Roma. Mm-hmm. Tra il 97 e il 2001, 101 presenze, quindi parecchie presenze, non poche. Giovanile dell'Empoli. Poi Lucchese, Piacenza, Roma, Piacenza Ancona e Perugia. Ti ho messo in difficoltà? Sinceramente sì, perché 97-2001 è un periodo in cui ho cominciato a seguire il calcio anche qualche anno prima, però comunque nel 97 c'avevo 6 anni. Ma non ti ricordi quelle due parentesi al Piacenza? È quello infatti che sto cercando di rimettere a fuoco. E soprattutto ha chiuso la carriera al Perugia. Al Perugia. 2004-2005. Allora, penso che per gol realizzati possa essere un centrocampista. Mediano forse. Questo è stato compagno di squadra di Biagio. Certo.
Di Francesco. Ci ho avuto Eusebio. Ci ho avuto proprio Francesco. L'illuminazione. Eusebio Di Francesco. Assolutamente sì. Bene. Detto questo, andiamo avanti, andiamo col mio. Vai, il tuo terzo. Ah, fammo uscire. Siamo stati un po' più stronzi entrambi, eh. Sì, ma io mi sa che mi sono superato a sto giro, eh. No, allora aspetta. Te lo mando prima questo perché tra i tre sono tutti difficili. Tre difficili me ne hai messi. Questo sia un po' difficile. Se ce puoi arriva. Perché ce puoi arriva. Brest, Nantes, Marsiglia, Celta Vigo, Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain. Ha chiuso la carriera nel 2011. Esatto. Presumo che sia francese. Sto cercando di pensare a un calciatore francese con passato nel Real, poi Chelsea e poi chiude la carriera nel 2011 al Paris Saint-Germain. Nel primissimo Chelsea di Abramovic, che stava cercando di emergere. Però lui già giocava nel Real Madrid ed era il Real Madrid dei Galacticos. Quindi non era un giocatore qualunque. Anzi, forse è stato preso proprio per andare a equilibrare la situazione lì davanti, che c'erano 5-6 calciatori mostruosi, ma tutto sapevano fa tranne che difendere. E forse lui serviva un pochino a riequilibrare. Cioè questa è la più facile delle tre. È difficile, eh? No, non ho detto che è facile. Ah, dici delle prossime? Sì. Ma non è facile per niente, eh? Questa è la più facile delle tre. Mamma mia, sei stato... Forse esagerato, sì, non mi sono regolato. Non mi sono regolato. Sei regolato. No, c'è ragione. Che miseria. 2000-2003. 93 presenze e un gol con il Real Madrid. Sì. 2003-2008. Chelsea. 144 presenze e 2 gol. Sì. 2008-2011 Paris Saint-Germain, 98 presenze e 1 gol. Segnava proprio poco, ma pochissimo. No, non me ne sono accorto. Veramente, non veramente me ne sono poco. Reso conto. Il problema è ricordasse un francese che ha giocato nel Real dei Galacticos, che poi è passato al Chelsea, che poi è passato al Paris Saint-Germain. Come cazzo sono venuto in mente, sì? C'avevo un po' di tempo da perdere. Ho capito, cioè passi da necessa un altro. Mi viene in mente quel Real Madrid. Mi vengono in mente Beckham. Mi viene in mente Zidane. Nel Real dei Galacticos ci ha giocato Figo. Pure Antonio Cassano. Ci ha giocato Figo. Guti assolutamente. Ronaldo il fenomeno. Questi ho tutti, diciamo, gli offensivi. I top. Ma lui era top. In un ruolo ovviamente meno appariscente. E che serviva a fare da raccordo tra quella potenza di fuoco lì davanti e la difesa. Giocava da solo praticamente, lì in mezzo da solo, e poi tutti avanti. Secondo me la chiave di lettura è Chelsea 2003-2008. Bravo. La chiave di lettura è quella, perché stratitolare anche in quel Chelsea, punto inamovibile di quel Chelsea. Lo possiamo definire un pochino il Kanté. Bravissimo, mai letto nel pensiero. Sempre col Chelsea, tra l'altro. Diciamo che Kanté può essere considerato un suo erede, se non forse... Oddio, li posso considerare... Sempre francese. Pari livello, esatto. Sempre francese. A quel Chelsea c'era Lampard. Bravo, c'era lui. E poi è andato al Paris Saint-Germain. Diciamo che quando è arrivato al Paris Saint-Germain... Era in fase calante. Era già in fase calante, esatto. E immagino... E al Chelsea, a quel Chelsea, allenato anche da José Mourinho. Ma che lele. L'immortacci tu. Come cazzo hai fatto a ricordarti ma che lele così di punto in bianco, dal nulla. L'immortacci tu. Dal nulla ti è tornato in mente. Ma sei un pezzo di merda. Ma era difficilissima. C'ho avuto il Claude Makélélé. C'ho avuto il vuoto totale. Bravo.
Ho ripensato il Real, non il Chelsea. Bravo. Il Real Madrid. Lo so. Mi è venuto in mente quando ci giocavamo a PES. Bravo. Ma lì mortacci, no, tu. Non era. Ma sei stato un infame. Non era per niente facile, lo so. Ma sei stato un infame. Lo so. Sei stato un infame. Allora. Vai. Tocca a me. Vai. Io sono stato più buono di te. Vai. A differenza tua. E ci puoi arrivare. Guarda, secondo me, non dico con facilità allarmante, ma guarda, quasi. Ho visto Newcastle, ho voluto stavo in mente subito di Shearer! Alan Shearer! Shearer! No, invece Actua Soccer 3. Mamma mia, ragazzi. Allora, ti dico la verità, ho già capito chi è il calciatore, ma lo ricordo più che altro per la parentesi ai Seattle Sounders. E non tanto perché è stata all'Inter e poi al Newcastle. Io invece per Reggiana, Inter e Newcastle lo avrei riconosciuto. Io ti dico Reggiana proprio. Io sì, non l'avrei mai ricordato, ma neanche per sbaglio. Quella parentesi, assolutamente. Oba Martins. Oba Femi Martins. Va benissimo, puoi andare con il tuo, non oso immaginare. Guarda, te dico la verità, ce n'avevo un altro da parte. Non è, questo non è difficile, ci si può arrivare. Okay. È sicuramente più semplice di Makelele. Ma quello dopo preparate, perché rispetto a Makelele è giusto che sia così, intanto cancello le mail che mi sono arrivate. È impossibile, guarda, te lo mando perché ce l'ho già pronto. Questo ci puoi arrivare facilmente. Questo è il quarto, giusto? Questo è il quarto. Allora, comincia 86-92 nell'Ajax. Sempre giocatori del passato tra me e te, eh? Sì. Ajax 92-95, nelle giovanili ha giocato nell'Ajax, quindi scuola Ajax. Poi 92-95, prima squadra con l'Ajax. Poi ha fatto Sampdoria, Real Madrid, Inter, Milan fino al 2012 e Botafogo. Giovanili nell'Ajax è olandese. Ma io devo essere onesto, ci sono alcune cose che mi stanno facendo pensare a un calciatore, mm-hmm, e altre che mi stanno sviando. Ok. Perché l'anno alla Sampdoria a me non risulta. Non risulta minimamente. Ok. Però c'è da dire una cosa importante, che ha chiuso la carriera al Botafogo, non mi risulta, se è quello che penso io. Ok. Però mi viene da pensare che sia lui, sai per quale motivo? Perché ha fatto, allora nell'ordine, quel giocatore che penso io ha fatto Real, Inter e poi... E lui è passato al Milan. E la sua parte più importante della sua carriera l'ha fatta al Milan con 300 presenze dal 2002 al 2012. È lui. E ti dirò di più. Che è l'unico calciatore nella storia del calcio ad aver vinto 3 Champions League con 3 squadre diverse. Facciamo 4 Champions con 3 squadre diverse. E Clarence Seedorf. È proprio lui. Mortacci tu. È proprio lui. Mamma mia. È un qualcosa veramente di incredibile. È proprio lui, esatto. Però non mi ricordavo Sampdoria e Botafogo. Beh, Botafogo è stato... Non ti ricordavi che andò al Botafogo? No, non me lo ricordavo, devo essere onesto. Tocca a me? Vai, è l'ultima. Il mio quinto? Guarda, io non ho voluto essere stronzissimo. Ci puoi arrivare. Non è impossibile... Però devi ragionare attentamente su un passaggio. C'è un passaggio che secondo me, per come la interpreto io, è la chiave di lettura per farti capire di chi stiamo parlando. Ma io ti dico la verità, penso già di aver intuito. Più che altro perché ricordo bene questo particolare dove... lui era uno dei punti di riferimento del Bayer Leverkusen, che in quegli anni fece veramente tanto. Sì. E poi arrivò proprio nella campagna
2009-2010 per l'Inter, dove poi vinse il triplete. Parliamo di un difensore centrale molto alto, molto forte fisicamente. Sì. E su quella parentesi alla Juventus che mi dici? Che me lo ricordo. Quindi? Lucio. Te lo sai, dico, io pensavo che ti ave... perché io sì, quando sono andato a guardare la carriera, ok, ho avuto dei fortissimi dubbi sulla parentesi Juventus, perché okay, io l'avevi rimossa. 4 presenze e 0 gol. Ne ricordo, ma di chi stiamo a parlare? Ne ricordo, ci fu una sorta di sommossa da parte dei tifosi dell'Inter nei confronti di Lucio, che gliene dissero di tutti i colori. Proprio perché passò dall'Inter alla Juventus così di punto in bianco. Hai indovinato, e pensavo che per te questa sarebbe stata difficile. No, questa ha fatto triplete con l'Inter. Ha fatto triplete con l'Inter, esatto. Vai, mo me immagino. C'è la mia ultima. Mo me immagino tu che te sei inventato. Io posso utilizzare l'aiuto. Sì. Ed è già qualcosa, vai. Londrina. Partiamo benissimo. Coritiba. Schalke. Genoa, Bayern Monaco, Flamengo, Olympiacos, e attualmente col Gremio sta ancora giocando. Esatto, è un calciatore ancora in attività. Diciamo che i suoi punti più importanti in carriera li ha fatti allo Schalke e al Bayern Monaco. Con una parentesi al Genoa, che secondo me è la chiave di volta, che mi deve far ragionare. Bravo, l'ho messa apposta. Ma non è semplice. Non è semplice, però ci arriva. Con lo Schalke ha fatto 153 presenze e 7 gol. Se tu guardi il campionato che ha fatto col Genoa, quel campionato di Serie A praticamente lo giocò tutto. Solamente 4 partite saltò. 34 presenze e 2 gol. Esatto. E al Bayern Monaco poi dal 2011 al 2019. Scusatemi, al 2019. Sì. E poi tutte queste squadre brasiliane mi fa pensare che sia un brasiliano. È un brasiliano. Qualche dubbio ce l'ho. Flamengo, Olympiacos e Gremio non mi dicono assolutamente nulla. Ma tu un'idea ce l'hai, insomma? Io ce l'ho un'idea. Ok. E te dirò di più. Mm? Che al Bayern Monaco... Dai che lo so che lo stai a pensare. Ha fatto... Cioè, io mi ricordo che dicevamo... O meglio, io lo dicevo. Cioè, ma questo dal Genoa al Bayern Monaco... Sì? Ma che cosa è diventato al Bayern di Monaco? Esatto. Stiamo parlando di Rafinha. Bravo. Ma Rafinha, ragazzi, no, quello che ha giocato per l'Inter, ok? No, non c'entra nulla, non c'entra nulla. Però non era facilissima. Lo so che non era facile, era, però... Non era difficilissima, ma non era facilissima. L'altra impossibile me la tengo da parte per il prossimo episodio, ragazzi. Quindi abbiamo fatto 5 su 5. 5 su 5, tutti e due. Qual è stata quella che ti ha messo più in difficoltà? Ma io ti dico la verità, forse Di Biagio. Forse Di Biagio è quella che mi ha messo un pochino più in difficoltà. Perché le altre, di Francesco, Martins... Guarda, a me, Makelele. Makelele ti ha messo tanto in difficoltà. Makelele, sei stato un testa di cazzo, quelli clamorosi. Eh sì, diciamo che non sono stato buonissimo in questa occasione. Mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi a tutti i canali, i profili social, Instagram, compro tutti in descrizione, qui trovate i contenuti consigliati, alla prossima! Un nuovo video! E sbadiglia! Ciao, regà!